pensa che le scuole dovrebbero rientrare? Vabbè. Dopo una giornata di lavoro inutilmente complicato, vorrei spiegarvi perché. E secondo me, magari a qualcuno interessa, a chi non interessa, pace, cambia canale, no? Tanto qua si può fare. Allora, riassunto delle puntate precedenti, non mi ricordo se vi ho raccontato questa storia. Se ve l'ho già raccontata, vuol dire che sto invecchiando. Il governo, diciamo, noi al governo, come sapete, avevamo chiesto un approccio totalmente diverso, cioè poche cose con scadenze certe, possibilmente che coprissero tutto l'anno, anziché uno spezzatino di provvedimenti, ognuno dei quali richiedeva, per essere attuato, ulteriori decreti, e ognuno dei quali aveva scadenze diverse rispetto all'altro. Questo ha reso la situazione molto difficile da gestire, anche per quel lavoro che deve fare l'opposizione di controllare che cosa sta facendo il governo. Mi sono messo con 4 persone, ci abbiamo messo 3 giorni per fare lo scadenzario di quello che il governo ha promesso e in molti casi non mantenuto. Questo è il quadro generale. Le associazioni di categoria anche spesso fanno un lavoro prezioso, perché appunto, ovviamente settoriale, insomma, però anche loro disperate, perché avendo ogni mese o 2 mesi un decreto che novella il decreto precedente, capite che è un bel casino capire qual è. In Italia è sempre molto difficile capire qual è la legislazione vigente nel momento in cui ti serve, diciamo, qualcosa, o devi. Però in questo caso la situazione è assolutamente grave. Poi l'incertezza normativa, cioè il fatto che non sai mai se, diciamo, magari fai l'investimento, poi ti fanno chiudere, se assumi, ma poi dopo non puoi licenziare, però devi chiudere. Cioè, non, dal punto di vista dell'imprenditore, che comunque è un punto di vista assolutamente da tenere in considerazione, se siamo in un'economia di mercato, capite bene che tutto questo disordine richiederebbe un flessibilità. Io non sono stato storicamente un fan dei voucher, per esempio, però a me, in una situazione come questa, adesso perderò gli ultimi amici di sinistra che ho, ma mi sembrerebbero alquanto opportuni, che significa sostanzialmente necessari. Amen, avrò perso degli amici. Nel frattempo, fra le tante cose che avevano fatto nel Cura Italia e poi rifatto, non mi ricordo se nel rilancio o nel rilancio, c'era la proroga dell'invio delle cartelle esattoriali, che era stata prorogata al 15 ottobre. Allora, si fa a fine settembre e qualcuno mi ci fa cadere l'occhio: oh, fra 2 settimane partono 9 milioni di cartelle. Beh, insomma, si tratta di 2 settimane fa, quando non è che stessimo molto meglio di come stiamo adesso. Adesso stiamo sicuramente un po'. Allora, cominciamo a informarci, insomma, emerge il primo dato. Il primo dato, diciamo, sconcertante è che al MEF, diciamo così, si stupiscono, c'era un decreto in corso, il decreto agosto. Si stupiscono perché nessuno, neanche della maggioranza, aveva presentato un emendamento per prorogare sta roba qui. Loro se lo aspettavano, hanno fatto il decreto senza mettercelo, ma pensavano che qualcuno ce l'avrebbe messo. A quel punto però, diciamo, come dire, noi siamo stati a vedere che cosa succedeva. E che cosa è successo? È successo che nessuno ha fatto niente. A questo punto siamo andati il 15 ottobre, come voi non sapete perché i media non ve l'hanno detto, a protestare di fronte alla sede dell'Agenzia delle Entrate per chiedere che venisse disposto un rinvio. Caso
più unico che raro, ci hanno ascoltato, perché hanno capito che gli conveniva, perché se cominciavano a tartassare i cittadini di cartelle in un periodo come questo, forse qualche cittadino, no, che non sta sui social ma sta nel mondo vero, che capisce che, per esempio, le cartelle le manda chi governa e non l'opposizione, l'avrebbero trovato e quindi di conseguenza avrebbero pagato un serio costo elettorale se non avessero proceduto a prorogare ulteriormente questo invio. Quindi noi il 15 ottobre protestiamo con i cartelli, le cose, nessuno ci fila, la stampa non lo sa, voi non ci mandate neanche a fare in culo per il fatto che siamo andati lì a protestare per difendervi, ma va bene così, abbiamo capito che fare opposizione in questo periodo è difficile, però 5 giorni dopo il governo ci ascolta e fa un decreto, il decreto 129. 129 quindi significa che viene fatto un decreto ogni 2 giorni, penso di averla raccontata questa storia. Si fa il decreto 129, il quale decreto, trattando di materia fiscale, perché la proroga per l'invio delle cartelle esattoriali è materia Agenzia delle Entrate, quindi è materia della commissione cui appartengo, il relativo decreto viene mandato in Senato e con i tempi tecnici il 28, cioè il 27, scusatemi, ieri, viene incardinato in commissione, cioè arriva un collega dei 5 Stelle con un foglietto scritto dagli uffici in cui avrebbe dovuto dire c'è questo decreto che fa così, così e così, e vabbè, e si apre la discussione perché è la legge di conversione, no? Il decreto è immediatamente esecutivo, un decreto legge, nel momento in cui va in gazzetta, però naturalmente il Parlamento, perdonatemi, può intervenire per modificarlo in sede di conversione, quindi si apre la possibilità di fare emendamenti. Un decreto molto snello, sono credo 3 articoli, 2 articoli, no 3 forse. Però nel frattempo cosa era successo? Che dopo aver perso del tempo, quindi essere arrivati il 20 a prorogare una scadenza che era il 15, secondo una prassi ormai consolidata, il governo improvvisamente ha avuto fretta e quindi, per non far esaminare alla commissione di merito, cioè la sesta che si occupa di fisco, il decreto, lo propone l'intero decreto come emendamento del governo a un altro decreto, che è quello che si occupa della proroga sostanzialmente delle misure Covid, diciamo dello stato di emergenza. Quello lì è nella Commissione Affari Costituzionali, dove i colleghi sono giuristi, non sono però fiscalisti. Quindi i colleghi degli Affari Costituzionali si vedono arrivare sotto forma di emendamento a un loro decreto, un decreto che stanno lavorando loro, un decreto che si occupa di fisco, con la richiesta di subemendarlo, perché quando il governo presenta un emendamento è previsto che comunque sia il Parlamento a avere l'ultima parola e quindi gli emendamenti del governo possono essere subemendati con dei subemendamenti che noi chiamiamo affettuosamente semplicemente sub, ma non sono quelli con le pinne e la maschera, sono dei foglietti di carta con soprascritte delle cose prevalentemente incomprensibili. Bene, allora si arriva che la settimana scorsa arriva un grido di dolore dalla prima commissione: Alberto, qua è arrivato questo emendamento, dobbiamo depositare i sub entro lunedì alle 14. Io lì, vabbè, neanche riesco a metterci subito la testa, poi ce la metto, capisco che il decreto 129 è diventato un emendamento del decreto 125, ne parlo in Dipartimento Economia e decidiamo di riproporre come emendamenti la nostra pace fiscale 2.0, per un motivo molto semplice, che va bene prorogare le scadenze, ma non è che le puoi prorogare per sempre, le cartelle prima o poi dovranno partire e quindi bisognerà fare qualcosa per evitare che dei cittadini comunque stremati
siano diciamo sottoposti a un trattamento oggettivamente vessatorio, quindi noi stiamo proponendo una nuova rottamazione, un nuovo saldo e stralcio, lo stralcio delle mini cartelle, la definizione agevolata dei procedimenti pendenti presso le commissioni tributarie di vario grado, eccetera, 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 un pacchetto completo di proposte di cui naturalmente non sapete niente perché nessuno ve ne parla tranne noi quando ce lo fanno fare, cioè mai. Allora, coordiniamo questa cosa, più qualche rettifica sulle scadenze, adesso non entro nei dettagli tecnici, la prescrizione, la decadenza della notifica, dell'emissione, dell'accertamento, di questo e di quest'altro. Sto diventando esperto di cose affascinanti, ma non voglio annoiarvi con esse. E vabbè, e quindi diciamo noi abbiamo i nostri emendamenti, e i nostri emendamenti, siccome li abbiamo fatti noi, ci piacciono, e a meno di episodi di schizofrenia che possono avvenire in ambito politico ma sono per lo più involontari, diamo per scontato che noi voteremo a favore dei nostri emendamenti. Ma naturalmente non abbiamo subemendato solo noi, hanno subemendato anche le altre forze politiche. E quindi, per esempio, succede che ti trovi con un pacchetto di una cinquantina di proposte emendative, che sono 50 sub-emendamenti, sui quali, giustamente, i colleghi della Commissione Affari Costituzionali del mio partito, nonostante siano tutte persone, ovviamente, col pollice opponibile, volute, competenti, con più esperienza politica di me e anche abbastanza smart da, diciamo, orientarsi nell'argomento, però ti arrivano 50 robe, è chiaro che fai fare una verifica a un collega competente per materia, che però in quel momento nella sua commissione ha altre cose da fare, in aula ha altre cose da fare perché c'è la legge di delegazione europea, nel partito ha altre cose da fare perché ci sono le riunioni di dipartimento, oggi c'è stata la riunione dei capi dipartimento con Matteo, quindi insomma stiamo cercando, due giorni fa c'era stata una riunione con i governatori, cioè stiamo cercando di tenere il più possibile allineate le informazioni per cercare di capire che cosa sta succedendo, perché se dobbiamo, diciamo così, fare delle proposte basandoci sulle informazioni che ci dà il governo, che sono zero, capite bene che rischiamo di fare delle proposte controproducenti, d'accordo? E allora dobbiamo attrezzarci da noi, dobbiamo creare una rete di esperti, dobbiamo scambiarci le informazioni fra il territorio e Roma, tutte cose che prendono tempo, ma dobbiamo anche stare attenti a che cosa infilano la maggioranza, ma anche tutto l'affetto di coalizione, la fiducia, la stima individuale e professionale per i colleghi di opposizione, ecco, in questo momento siamo una coalizione de facto, diciamo così, non ci siamo sposati perché non c'è, diciamo, il matrimonio in vista delle elezioni ancora non è stato fatto perché non ci sono alla vista delle elezioni, ma tendiamo a essere abbastanza compatti come centrodestra. Beh, però comunque, insomma, a scatola chiusa non si dovrebbe firmare né votare niente, quindi insomma c'è un lavoro da fare. E quindi oggi pomeriggio, così come fra una seduta di assemblea dove c'era da continuare a proseguire le votazioni della legge di delegazione, quella che ieri era passata agli articoli 10 e 11, aveva toccato la dolorosa vicenda della BRRD, cioè della risoluzione europea della direttiva europea sulla risoluzione delle banche, insomma, eccetera, eccetera. Un impiccio e l'altro ho messo la testa su sta roba qua, tutto di corsa, tutto, vabbè. Poi dopo si sono riuniti in commissione e in commissione hanno deciso che per una serie di problemi che non ho capito, forse mancavano i pareri della quinta commissione, non so dire, di fatto non votavano oggi pomeriggio, quindi ho passato la mattina con l'angoscia, il peso di dover dare ai colleghi della prima il mio illuminato parere su cose che, fra l'altro, c'erano anche delle cose insospettabilmente intelligenti da parte di alcuni colleghi di maggioranza, per esempio un emendamento che chiede delle proroghe fiscali per gli imprenditori, diciamo, sapete che c'è stato quel
i pescherecci sequestrati in Libia, quindi c'è da trattare anche quel caso lì, cioè, perché poi naturalmente all'interno della complessità del mondo succede anche che, vabbè, succedono tante cose e vanno tutte a finire in Parlamento. Però qual è il punto che volevo sollevare? Nell'oscurità, col favore delle tenebre, vorrei sollevare questo punto. Perfino il relatore di maggioranza, che è una collega stimabile, che ricordo con affetto la conobbi a gennaio 2013 quando era candidata al Senato e me la ritrovo come collega senatrice 7 anni dopo, la conobbi ad Arezzo, non ha potuto non dire nel fare la relazione che era molto seccata del fatto che un decreto fiscale come materia, un decreto di materia fiscale, passasse per la commissione prima con questo escamotage, atteso che il decreto comunque era esecutivo, gli effetti erano validi, d'accordo? Nessuno di noi è così scemo da voler neanche provare a far decadere un decreto che va a vantaggio dei cittadini. Quindi qual è il problema? Si poteva tranquillamente andare avanti facendo una trattazione, ci avremmo messo neanche una settimana nella commissione pertinente, lo si mandava alla Camera e a metà mese prossimo tranquillamente era tecnicamente possibile avere il decreto convertito. Boh, ma invece no. E quindi per esempio oggi sarei voluto intervenire nel dibattito, avrei voluto fare un paio di interventi, un paio di agenzie per sottolineare un paio di cose, adesso non ve le dico perché sono stanco e me ne vado a dormire, ma non l'ho potuto fare perché sono stato dietro a questa cosa, all'emendamento 1.0.100, alla lettera B del primo comma, è soppressa conseguentemente, eccetera eccetera, che vuol dire? Siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Come votiamo? Favorevole, contrario, ci asteniamo? È una buona idea? È una cattiva idea? Ogni singolo foglio di carta va letto, va studiato e va capito. E nel fare questo siamo abbastanza soli, anche perché siccome voi siete stati convinti da chi voleva togliervi il potere che la politica è una cosa brutta, noi non abbiamo gli strumenti, a partire banalmente dalla possibilità di creare uno staff di persone che non lavorerebbero gratis, per sostenerci nella analisi di questi provvedimenti. Non parlo di quello che occorrerebbe in altri fronti, perché comunque la politica la si fa, poi la si deve comunicare, eccetera, eccetera. Ma voi continuate così, continuate a pensare che quando le cose vanno male la colpa è dell'opposizione e poi alla fine vediamo se andranno meglio. Io intanto ci dormo sopra.